Sport.com, ciao a tutti, è sabato mattina e siamo ormai al consueto, posso dirlo, consueto appuntamento con Antonio Ghini, che si presenta nella veste di Candido in un'ambientazione bellissima, con una collezione meravigliosa di volanti da corsa che si vedono in questo sfondo alle tue spalle. Antonio, buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno a tutti. Forza sì, tutte. Sono ospite del Museo Nicolis a Villa Franca di Verona, dove c'è una collezione davvero straordinaria, fatta da un uomo che nella vita ha dedicato la sua passione non solo all'automobile, ma anche alle motociclette e a tutto quello che era tecnologicamente curioso e strano. E quindi sono contento di essere qui a parlare di cose di grande attualità, come quelle che sono successe in questi ultimi giorni. Da sabato scorso a oggi c'è stato un cambiamento profondo. Beh, il grande fatto della settimana è sicuramente la nomina di Stefano Domenicali da presidente CEO della Lamborghini a presidente CEO, a partire dal 1 di gennaio, della Formula 1. Io da italiano ti dico, ne sono orgoglioso, sono contento che sia stata scelta una personalità che sia in grado di esprimere il meglio per quello che sarà un ruolo molto difficile e duro. Devo dire che Chase Carey la sua parte l'ha fatta e noi l'abbiamo spesso commentato dicendo che riuscire a mettere insieme un calendario con 17 gare, firmare il patto della Concordia in un momento molto difficile è stata un'impresa importante. Ora forse ci vuole un uomo di Formula 1, non solo un uomo di comunicazione e marketing, e Stefano credo sia la persona giusta nel momento giusto. Ma sicuramente, io ho la fortuna, il privilegio di conoscerlo molto bene, posso dire che siamo amici, amici veri, e lo Stefano che ha lasciato la Ferrari rispetto allo Stefano di oggi è un'altra persona. Perché Stefano in Ferrari era arrivato neolaureato, si era occupato di personale, aveva avuto subito la fiducia di Jean Todt, ha vissuto tutta la crescita dell'azienda e i campionati, ha assunto la responsabilità della squadra di Formula 1 e quindi ha fatto una carriera che gli ha permesso di conoscere esattamente tutti quelli che sono gli aspetti di una squadra di Formula 1 moderna, vincente. Quindi questo era acquisito. Poi, andando a Ingolstadt, lavorando per Audi e quindi conoscendo la struttura di una grande azienda, venendo da una piccola azienda come la Ferrari, capendo quali sono i processi, le regole, i meccanismi per la gestione di un'azienda, assumendo la responsabilità di amministratore delegato e presidente della Lamborghini, ha ritrovato in una dimensione proporzionata a quella di Ferrari, ma diversa dal punto di vista della vocazione, un'azienda più commerciale che racing, anche se nelle gare GT la Lamborghini comunque si distingue, nella quale ha capito coi fatti e non solo osservando quali sono i ruoli dei diversi settori, che non sono solo quello tecnico o quello commerciale, ma anche quello finanziario, quello delle strategie a lungo termine, che è fondamentale. Per cui io credo che oggi lo Stefano di oggi, nel nuovo ruolo, sarà prezioso non solo per tutto quello che sa di Formula 1, ma ancora di più per tutto quello che ha imparato nella gestione di realtà complesse. E questo gli darà, e io sono sicuro che lui saprà fare valere questo, un'autorevolezza diversa rispetto a quella che poteva avere di fronte a un Jean Todt o a un Ross Brawn, che ai tempi erano, tra virgolette, superiori a lui. Todt, per definizione, prima team principal, poi amministratore delegato, Ross nel suo ruolo tecnico, mentre Stefano aveva un ruolo sportivo. Per cui sarà molto importante, ma lo saprà fare,
parlare, perché lo conosco e so che lui non è persona che si spaventa, quello che dovrà saper fare è di mettersi in parità di fronte agli altri, o se è il caso in certi momenti anche esercitando una posizione che è una posizione di parità senz'altro, ma in certi momenti forse anche di superiorità, nel senso che se tutto il sistema della Formula 1 funziona adottando quelle che sono le regole che impone la Federazione Internazionale e adottando quelle che sono le cose acquisite, è pur vero che il business della Formula 1, e cioè la vita dei team, dei piloti e di tutto quello che sta attorno, è nelle mani di chi organizza. Questo ce l'ha insegnato Bernie Ecclestone, facendolo da imprenditore individuale, da persona capace di intuire un'opportunità. Oggi Liberty Media ha ereditato una impresa individuale, perché Ecclestone era praticamente solo, aveva i suoi due o tre collaboratori fedeli, ma era lui ad avere è passata la Formula 1 da una gestione dell'intuito di un genio, come è stato e come è Bernie Ecclestone, a quella di un'azienda. E qui viene il secondo punto, che è la cosa a mio avviso più difficile in questo momento per Stefano, e cioè, primo, affrontare un anno che speriamo possa essere più regolare di quello che stiamo concludendo, ma speriamo, perché la maledetta pandemia che tutti ci illudeva, abbiamo sempre considerato a ragionare dicendo, beh, poi l'anno prossimo, il fatto è che i virus non contano, non hanno il calendario, e quindi lo stiamo vedendo, la preoccupazione che c'è adesso in Inghilterra piuttosto che in Francia, e in generale sul fatto che non regredisce e non riusciamo ancora ad attaccarlo. Per cui avrà da una parte la responsabilità di gestire una situazione totalmente anomala che si protrae, e questo non è facile. È un vantaggio peraltro essere appena arrivato, quindi poter arrivare anche a prendere decisioni, perché quando si entra in un ruolo nuovo il momento cruciale è di saper prendere subito le decisioni giuste, perché se ci si adatta a ciò che è stato fatto considera di cambiare dopo, spesso la forza iniziale si è perduta. La seconda cosa che per me, e ne abbiamo già parlato perché io poi sono il tuo seguace in termini di visione e ragionamenti, è quella di un patto della concordia che per Liberty Media è certamente un punto di debolezza. È come il tallone d'Achille nella clausola di uscita, basta che un team, un costruttore avvisi un anno prima, entro marzo, per poter essere libero di andare via senza penali. E questa è una porta spalancata a chi eventualmente vuole uscire. Non solo, ma in una Formula 1 moderna, una Formula 1 contemporanea, perché moderna si potrebbe fare anche andare indietro, invece contemporanea perché non si ferma mai, un anno teorico, perché poi marzo è la prima gara, ma i test si fanno a fine gennaio, per cui è troppo poco. Cioè, anche se quella clausola avesse dovuto essere messa, avrebbe dovuto essere prevista per un anno, più 9 mesi, più 10 mesi, non così. Così è molto pericolosa, e si incrocia con un'altra curiosa cosa, che è questa tassa di privilegio che avrebbero i team per un team che dovesse entrare. Allora, se una nuova squadra vuole entrare, secondo quanto si sta dicendo, non so se è stato già approvato o meno. No, ancora no. Beh, meno male. Dovrebbe versare 200 milioni così a fondo perduto, perché ciascuna squadra abbia 20 milioni di bonus, così, per il fatto che sono lì a fare la Formula 1. Io non entro nel merito che sia giusto o sbagliato, il principio è quello di dire: noi vogliamo gente seria, se uno dà 200 milioni vuol dire che è serio, ma almeno, e questo
mi permetto di raccomandarlo a Stefano a distanza, che se questa cosa dovesse entrare, valga per le squadre che vanno oltre le 10 squadre. Perché supponiamo con l'attuale patto della Concordia si trovassero un anno che se ne vanno via due squadre e ne rimarrebbero 8. Trovare due nuovi candidati che oltre a fare tutto in un tempo relativamente breve, per pagare anche 200 milioni di buona entrata, beh, mi sembra davvero un paradosso. Quindi questa è una cosa che unita però alla debolezza del patto della Concordia diventa un rischio ulteriore. Io credo che la tua proposta, Antonio, scusami se ti interrompo, è molto logica, al punto che io credo che il FI, che chi fa parte dei 10 che ci sono, è richiedere appunto il vantaggio di 20 milioni all'entrata, perché poi la torta si riduce per tutti quanti se ne arriva uno nuovo. È chiaro che se copre il nono o l'eventuale decimo, come dici tu, non c'è da dover fare una redistribuzione, la torta rimane quella. Esatto. Quindi, anzi, meglio che ci siano 4 macchine in più a fare lo spettacolo, senza correre il rischio che poi sono quelli dei diritti televisivi a far rullare i tamburi e voler abbassare i diritti, che sono poi una delle grandi entrate di questa Formula 1. Quindi l'aspetto sicuramente va affrontato. Ma mi incuriosisce una cosa, il fatto che Stefano nel passaggio Audi, adesso lo possiamo dire, non l'aveva nemmeno nascosto lui, poi a un certo momento aveva avuto l'incarico di costruire per il gruppo Volkswagen un piano Formula 1 per entrare in quella che sarebbe stato il 2021, cioè l'anno prossimo, poi posticipato al 2022. E diciamo tutto è stato spazzato via dal Dieselgate, che ha cancellato ogni opportunità del gruppo Volkswagen a fare nuove iniziative di natura sportiva, anzi ha tagliato il Mondiale Rally per la Volkswagen, ha tolto Le Mans per Porsche e Audi, quindi da un punto di vista del motorsport il Dieselgate ha avuto un costo enorme. Però questa animella accesa, sapendo che c'è un personaggio che conosce, come dicevi tu, la loro cultura e che conosce anche quali sono le loro aspettative per un eventuale ingresso in Formula 1, potrebbe essere un passaggio attraverso il quale lui costruisce l'ingresso di un nuovo marchio. E sicuramente sarà necessario in qualche modo andare a toccare queste regole 22, che personalmente non mi piacciono molto, e bisognerà arrivare ad arricchirlo con quello che tu sostieni da sempre, mettendoci dentro del contenuto tecnologico di ricerca che abbia poi un'immediata ricaduta sul prodotto di serie. È una domanda alla quale io posso dare una risposta per ciò che penso, non per i fatti reali. L'unico, per quello che posso aver intuito, fatto reale che si configurava nell'ambito del gruppo Volkswagen era che potessero entrare con un motore. Con un motore, probabilmente, guardando lo scenario, per la Red Bull. Questo non è successo. La svolta profonda che ha preso il gruppo Volkswagen rispetto ai motori a combustione interna credo che cominci a diventare un punto interrogativo, nel senso, non saremo stati troppo precipitosi? La Formula E è un po' fantasmatica adesso. E comunque rispetto a un gruppo di quella potenza è poca cosa per dare un messaggio che sia un messaggio di visione reale del futuro. Perché attenzione, quando noi parliamo di futuro elettrico, quando noi parliamo di decarbonizzare il mondo, le previsioni più ottimistiche danno per il 2050 il 50% di energia che viene dal solare e dall'eolico. Qui dobbiamo arrivare al 2050 per avere il 50% di quell'energia.
Per cui non è che dobbiamo dire da domani boom, i motori sono morti. No, ci saranno, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, nuovi tipologie di carburanti. Si potranno ottimizzare i rendimenti, come già sta facendo la Formula 1 di adesso. Ma la realtà di fronte alla quale un grande costruttore si trova continua a essere, dal punto di vista dei suoi prodotti venduti e di coloro che acquistano questi prodotti, ancora una realtà legata ai motori a combustione interna, che poi diventino ibridi, consumino meno, inquinino meno, eccetera, eccetera. Allora, io devo dire, questo discorso di poter attirare l'arrivo di Stefano, il gruppo Volkswagen, mi sembra, non lo vorrei neanche immaginare, nel senso che, conoscendo la procedura e la metodicità delle grandi aziende da una parte, rispetto all'emozione che può dare, al piacere che può dare che ci sia un referente diretto, ne passa. Quindi decisioni di questo tipo sono decisioni importanti. Qui ci sono due attori che possono entrare in scena. Uno è sicuramente la federazione, l'altro può essere Stefano, ma in che modo? Vedevo la federazione, se saprà, e vedremo chi sarà il nuovo presidente della federazione, quanto l'inglesità potrà portare rispetto alla francesità un po' italiana di Todd, potrà portare delle innovazioni alla visione dei regolamenti tecnici della nuova, non quella del 2022, ma quella del 2000, cosa sarà, 26 adesso immagino, doveva essere 25, andrà. Sì, però il rischio che si debba aspettare il 2026 per avere carburanti o comunque concetti legati al powertrain che siano innovativi è troppo lontano. Cioè però, la Formula 1 si deve agganciare prima. Quando ti dicevo la scommessa di Stefano sarà quella di riuscire a mettere i piedi nella visione di quella che deve essere la Formula 1 e decidere se deve essere una Formula 1 che va nella direzione dei team, dei piccoli team, dei garagisti come li chiami sempre tu, o se invece la Formula 1 deve ricominciare a richiamare i grandi marchi. E allora insieme al gruppo Volkswagen potrebbe esserci l'interesse di BMW, perché sai benissimo che a livello motoristico si proclamano fra quelli che riescono a fare i motori migliori. Ci aggiungo Toyota piuttosto che Hyundai, che sono impegnatissime nel mondo dello sport, da una parte nel WEC, dall'altra nel Mondiale Rally, ma che potrebbero essere marchi con la visione per agganciarsi a un qualcosa di moderno in funzione dell'uso del motorsport. Io, in quest'ottica, l'attesa al 25 secondo me sarebbe un errore molto molto grave. Io sono d'accordissimo con te. Guardavo questa dichiarazione che ha fatto Vettel dicendo sarebbe bello fare delle gare con noi piloti, con delle vetture da turismo per far divertire il pubblico. Ecco, l'errore che si può fare è proprio quello di continuare a credere di fare il divertimento per il pubblico. Oggi, col sistema della comunicazione di cui abbiamo già ampiamente parlato, e con tutta una serie di marchi che devono, da una parte, soprattutto i tedeschi, ribadire la loro leadership, dall'altra gli orientali particolari che devono trovare l'autorevolezza di essere nel clan giusto. Io sono abbastanza sorpreso che nessuno dei coreani o dei giapponesi meno affermati sia ancora andato in Formula 1 per dire io sono nel posto giusto, con le persone giuste, sono ai massimi. E allora, beh, lì però è giusto dire che le regole dei motori non erano inclusive. Abbiamo power unit così complicate che la federazione neanche riesce a capirci niente di come funzionano. Quindi, sempre meno. Quindi sempre, sai, meno. Per uno nuovo che arriva, altro che 200 milioni di fee da pagare, cioè lo scotto sarebbe ben più importante.
La Honda che la Honda ha impiegato 4 anni a arrivare a garantire un motore a livello della Renault, non a livello della Mercedes a oggi, sembra, delle potenze. Certo. Allora, ho citato prima il discorso di Vettel per, come sempre, tirare l'acqua al mio mulino, e cioè, se questa Formula 1, al di là di avere la Formula 3 e la Formula 2 che corrono, che fanno anche un po' tristezza, perché quando c'era il pubblico, tu andavi e vedevi che durante quelle gare poi in fondo le tribune erano abbastanza vuote, il pubblico andava a vedere, se poteva vedere i piloti, andava dietro ai box, si aggrappava le reti per avere un autografo, cioè la grande emozione era data ed è e rimane quella della Formula 1. Allora, l'abbiamo lanciato come ipotesi per Imola, ma potrebbe essere una grande idea per la Formula 1 quella di fare una, due, tre volte l'anno una kermesse complementare al Gran Premio dove si sperimentano le tecnologie nuove in modo diverso, non delle gare, ma dare la vetrina magica, spettacolare alla Formula 1 per creare una cosa che sicuramente incuriosirebbe il pubblico, ma sicuramente il papà con i bambini direbbe andiamo che c'è la Formula 1, ma fanno anche le automobili, quelli che verranno, diventa una specie di Epcot della realtà. Ecco, questo io credo che debba essere il grande sforzo che Liberty Media dovrebbe provare a dare. Va benissimo avvicinare i piloti al pubblico, fare gli autografi, fare tutto il cerimonia prima del via, ma riproduciamo cose che conosciamo già, cerchiamo delle cose nuove, cioè facciamo, perché nel momento in cui la Formula 1 e nuovi modi di esprimere la mobilità in maniera veloce, perché siamo in un contesto, si trovano vicine, le idee su come integrarle col tempo arrivano, ma non bisogna aspettare la data, quell'anno là, bam, succede il nuovo regolamento, no, c'è una specie di simbiosi, di preparazione di qualcosa che può diventare davvero il futuro. Io insisto sempre sulla assurdità delle gomme larghe così, basta, le gomme larghe sono un muro quando si va in giro per strada, vuol dire disperdere nell'atmosfera i residui di pneumatico, una rumorosità spaventosa. Ci siamo trovati con mia moglie recentemente in una galleria perché c'era stato un incidente, il rumore che fanno le automobili che passano è al di là dell'immaginabile. Allora, se arrivassimo a mettere le gomme piccole, a inventare dei nuovi sistemi, qualunque cosa, in modo che la Formula 1, che rimane la formula di riferimento, la formula magica alla quale tutti guardano, avesse la capacità di guardare, far crescere e sposare per certi aspetti delle innovazioni che vengono dal nuovo, questo aumenterebbe molto l'interesse, perché se no rischiamo di rimanere un manipolo di romantici che vanno a vedere le gare e quando c'era Senna e quando c'era Fangio e quando c'era Lauda, ma ragazzi, e quando c'è Hamilton e quando ci sarà qualcuno che farà delle cose straordinarie con delle automobili straordinariamente diverse. Ecco, io se fossi l'angelo custode di Stefano, spingerei questa cosa. Tu hai tratteggiato un po' il personaggio Stefano e non lo hai detto in modo chiaro, ma da quello che tu hai lasciato intendere, di carattere un buono. No, lui è bravo a farsi credere buono. Stefano è molto duro, molto lucido, senza paura. È un uomo che riesce a distinguere l'apparenza dalla sostanza. Quando ha bisogno di farsi vedere sorridente, è capace di farlo. Ma se dentro di sé ha un'idea diversa, non la lascia trasparire, ma va avanti seguendo la propria idea. Quindi da questo punto di vista non ha debolezze, possiamo stare tranquilli. Il fatto che il vertice dell'automobilismo abbia tre personaggi che hanno condiviso il periodo più bello della Ferrari ha un valore o non sarà una opportunità per la Ferrari
utile a tornare dove merita di essere. Ma non sto dicendo aiuti, non sto parlando di aiuti, assolutamente, sto dicendo se si crea una situazione diversa. Io spero che questo succeda, ma voglio essere sfacciato, se anche ci fosse qualche aiutino, non so quale, di che tipo, niente di segreto, ma comunque un modo per riportare, mi è piaciuto molto il messaggio leale della AS che dice sì, certo, se ci danno i motori gratis possiamo scegliere altri motori, ma ci sentiamo legati alla Ferrari, la Ferrari sarà capace di andare avanti. Cioè la Ferrari in questo momento ha bisogno di supporto più che di aiuto, di un supporto che non sia solo psicologico, ma può essere anche qualche cosa che faccia sì che certi ostacoli che si trovano, uno di questi aiuti era stato per la Ferrari l'indicazione di Ecclestone data ad Agnelli di prendere Jean Todt. Jean Todt è arrivato a Maranello appoggiato, spinto, suggerito da Ecclestone, per quello che mi risulta, poi magari non è vero, ma credo di non dire una cosa sbagliata. Cioè questo è un aiuto. La Ferrari di allora, che soffriva, e mi ricordo perché l'ho vissuta, soffriva duramente perché non si riusciva a vincere. Sì, ogni tanto vincevamo una gara all'anno, era una cosa, una meraviglia. E ecco, aveva avuto quell'aiuto lì. Allora di aiuti ce ne possono essere tanti, di diversi tipi. Certo, per la Formula 1 di domani, la Ferrari, mai come adesso, con questa possibilità di un patto della Concordia che può diventare un piccolo colabrodo e con delle instabilità, la Ferrari deve essere lì, perché se se ne andasse la Mercedes sarebbe un dispiacere, ma sarebbe un'uscita, prima entrava, poi usciva, poi rientrava, poi riusciva, vabbè, potrebbe capitare. Ferrari deve esserci, 1000 gran premi, ma soprattutto saper mantenere l'origine di una passione che oggi non ci sarebbe, riuscire a mantenere la realizzazione di un sogno di un uomo. Io in questo museo, il museo Nicolis, è il museo che è la risposta del sogno di un uomo. Nicolis c'era comprato tutte le cartoline per il suo sogno, è rimasto un museo. La Ferrari, Enzo Ferrari ha fatto della sua passione, della sua determinazione, qualcosa che è diventato una storia, è la spina dorsale di uno sport, e quindi deve la Ferrari essere in qualche modo messa in condizione di tornare là dove deve essere. Ecco, speriamolo tutti, ma lo speriamo nell'interesse di tutti, perché più la Ferrari va bene, più vanno bene gli altri, più va bene il nostro sport, più il pubblico va agli autodromi, più le audience televisive aumentano, più il denaro arriva e fa funzionare il mulino. È un sistema che ha bisogno della Ferrari, quindi speriamo che questa presenza di tre uomini che io ricordo molto bene in rosso di fronte a me possa riportare un po' di quella fortuna che è stata la caratteristica degli anni che sono partiti col 2000, non prima, dove la fortuna era stata un po' traditrice, i tre finali di campionati persi all'ultima gara, ma eravamo là. Il Napoleone della situazione quindi rischia di essere ancora Jean Todt, per il carisma storico che si porta dietro. Tu l'hai chiamato Napoleone, ecco, al di là del carisma, Todt è uno che è capace di dire, decidere e fare cose che altri non avrebbero il coraggio di dire, di pensare, di fare. Per cui ha questo carisma da grande leader. Adesso da vedere quale sarà il suo futuro, perché rimane ancora un anno nella Federazione Internazionale, se non ci sarà un'ipotesi di pandemia non risolta, Todt rimane lì, a un certo punto uscirà dal ruolo ufficiale e sarà un uomo comunque ancora giovane,
capace di avere certamente, di dare certamente un contributo a questo sport. Non so dire di più. Certo, lui è importante e lui dovrebbe, mi auguro, e devo dire, me lo ha personalmente detto, sta ragionando fortemente su quella che dovrà essere l'altra Formula 1, quella che ipotizzavamo futura, ma che abbiamo bisogno di sentire più vicina, almeno con degli espedienti. Ascolta Antonio, ieri, durante le prove della Formula 1, Mara San Giorgio ha fatto una domanda diretta a Toto Wolff, dicendogli se, intanto, come vedeva l'arrivo di Stefano, e devo dire che l'approccio di tutto il paddock è stato altro che positivo, nessuno ha levato alcuna lamentela sul ruolo e la figura. Però poi gli ha domandato se al ruolo di CEO e presidente della Formula 1 ci ambiva lui, e senza tanti giri di parole Toto Wolff ha detto: sì, mi sarebbe piaciuto, peccato che la Ferrari abbia posto il veto. E lì credo che sia venuto fuori in modo molto chiaro il vulnus di questa frattura, no, che si è creata fra Toto Wolff personale e Maranello. Beh, oddio, lì c'è questa, non so come configurarla, se è una regola, una disposizione, non so cosa, insomma, chi dice che bisogna, che chi va in quel ruolo deve essere fuori dalla Formula 1 da 2 anni, quindi per Toto Wolff sarebbe stato comunque una complicazione. Certo è, ma sai, che l'aspetto inaccettabile è che bene o male lui ha quote non solo della Mercedes di Formula 1, ce l'ha nella Williams, è mezzo impegolato nella Aston Martin, quindi chi deve andare a gestire il gioco e poi ha troppe mani in pasta, è ovvio che poi scatenasse una reazione negativa. Si sarebbe dovuto liberare di queste situazioni, rendersi pulito, e a quel punto avrebbe anche potuto ambire il ruolo, perché secondo me poteva essere, come Stefano, l'espressione più moderna che la Formula 1 si poteva meritare. Beh, non, d'altra parte, se prendiamo Eccleston è diventato quello che è diventato essendo anche proprietario della Brabham, cioè vivendo i due ruoli, ha capito come team quelle che erano le problematiche e poi le ha reinterpretate come manager. Hai ragione, però ha costruito qualcosa che non esisteva, quindi man mano aggiungeva un mattoncino, no, a quella che era la visione che lui aveva e gli altri no. Questo non c'è dubbio. Ora, quello che possiamo dire, se Toto Wolff ha avuto da Maranello una voce che non gli permetteva di fare ciò che avrebbe voluto, se andasse a Maranello quella voce sarebbe la sua, quindi potrebbe dire quello che vuole. Quindi credo che, d'altra parte, sto, mi sembra come la chi era, la bella Gigogin, quella che la volevano tutti e nessuno la sposava. La bella Cecilia. Come cosa farà sto uomo? Perché insomma, non credo che vada a fare il pescatore o a occuparsi dell'America's Cup, non credo. E quindi, beh, forse direi che la prossima carta curiosa da vedere giocare è quella lì, ma ne parliamo a ogni settimana, rischia di diventare un po' eccessivo, ma tu l'hai messo in campo, non io questa volta. In questo momento è particolarmente agitato, non è il Toto Wolff che tutto controlla con mosse che giocano d'anticipo rispetto a quella che è la visione di tutti, e secondo me lui ha sempre avuto un occhio che andava almeno a un anno più avanti. In questo momento lo vedo in una situazione dove è più costretto a difendersi di quanto sia quello di costruire un qualche cosa, e quindi lo vedo più debole di quello che non è mai stato da quando, bene o male, si è conquistato i galloni dell'uomo che stava muovendo i fili della Formula 1. In tutte le cose ci sono dei leader, poi la leadership ce l'hai per un periodo e poi rischi di perderla perché le circostanze cambiano. Questi cambi al vertice che stanno succedendo sono delle
Possiamo dire che Toto Wolff sarà il nuovo presidente della FIA? Può darsi, potrebbe essere un candidato autorevole e importante. Una Formula 1 con Toto Wolff alla FIA e Domenicali a Liberty Media, chapeau. Ma, insomma, lui deve andare in alto. Allora, in alto vai a Maranello, vai alla FIA, non so cosa potrebbe fare d'altro. Non sono molto preoccupato, non mi sembra che sia uno che possa arrivare al reddito di cittadinanza, cioè Toto Wolff comunque troverà sempre una collocazione degna del suo talento, però è vero che la strada si è un po' ristretta, anche perché quando tu sei in un'azienda con una licenza non di uccidere ma di comunque licenza di fare e di decidere, o quantomeno di portare le tue decisioni a chi deve dire sì, e se poi non sei più in quella situazione lì, comincia un po' a diventare tutto un po' stretto, insomma, stai un po' stretto nei tuoi abiti. C'è una strana dichiarazione di Lewis Hamilton, gli hanno chiesto sempre ieri qual era la sua posizione rispetto al fatto che non abbia un contratto per il prossimo anno, e Lewis, alla sua maniera, ha lasciato intendere che lui bene o male rimarrà in Mercedes e continuerà in Mercedes, mentre non sa che cosa farà Toto Wolff. Questo vuol dire in qualche modo un superamento rispetto alla figura, una separazione che diventa separatezza. Secondo me comincia a esserci qualche cosa, perché i due hanno sempre viaggiato in parallelo, no? E anche questa volta Toto aveva lasciato intendere che il rinnovo di Lewis era legato al suo, e in parte viceversa. Le parole di Lewis oggi hanno lasciato invece intendere che lui sembra intenzionato, anche perché vorrei capire dove potrebbe andare in questo momento, avendo la macchina migliore anche il prossimo anno, che sarà la stessa. Ma a prescindere dal contesto puramente tecnico, mi ha colpito quella dichiarazione, prima perché non era più di tanto spinta e quindi in qualche modo ha voluto mettere l'accento per far capire quello che è un cambiamento di situazione di lettura. Beh, chi ha fatto il contratto a Bottas? Cioè, o la Callenius, presidente Daniel. Sai, nel momento in cui lo prende lì con la mano sulla spalla, con la mascherina naturalmente, e gli dà certe garanzie da quella posizione, il pilota che comunque ambisce sicuramente ancora un altro titolo, almeno uno oltre a quello di quest'anno, si sente libero di prendere certe scelte, soprattutto se si accorge che chi è con lui non ha più quella libertà. Supponiamo, per carità di Dio, perché poi quando si parla di cose che non si conoscono profondamente ci si può sbagliare, però sicuramente è sempre meglio essere dalla parte, come si dice, dei bottoni. E quindi se il presidente del gruppo Daimler gli dà una rassicurazione, credo che sia una bella rassicurazione. In quei ruoli, se dici una cosa, la mantieni. Ecco, ma no, io vedo un po' il tentativo, come si tirano giù certe statue di grandi personaggi, di non tirarla giù, ma quantomeno cominciare a sgretolare con qualche martellata quella che è l'immagine. E questo un po' mi dispiace, perché devo dire che fino a ieri l'altro era il padrone assoluto, invece adesso c'è proprio uno sgretolamento dell'immagine che arriva pezzettino a pezzettino. Adesso noi, siccome continuiamo a parlarne, forse ci stiamo anche autoconvincendo di questo, però è vero che tutti i personaggi hanno una parabola che deve essere lasciata per continuare a crescere al momento giusto. Ecco, il pericolo è adagiarsi su un potere che sembra eterno, ma mai un potere eterno, perché quando uno ha troppo potere non va più bene,
non è che ha vinto troppo. Le aziende non vuole questo. Non è che ha vinto troppo, Antonio. Non è che ha vinto troppo. Cioè ha lasciato briciole. Non è questione di vincere, è questione di essere intoccabile, di essere quello che non può essere messo in discussione. Questo alle aziende non piace. Mai le aziende tollerano persone che a un certo punto diventano troppo protagoniste. È il sistema azienda, non è tanto il leader dell'azienda, ma è il sistema azienda che si tutela, si protegge, perché comunque sa che l'individuo non è sufficiente per garantire il futuro, ci vuole un sistema. Quindi il sistema azienda è autodifensivo in questo. I grandi personaggi che non siano i padroni, perché hanno il padrone, quello che vuole, a un certo punto vengono ridimensionati. Non facciamo né nomi né cognomi, ma guardando indietro se ne vedono, perché quando tu diventi quello che non sei, a un certo punto si comincia a dire, perché poi c'è tutto il serpentario, ricordiamoci che le aziende sono un serpentario con sopra delle persone che comandano, serpenti obbedienti, yes, yes, eccetera, eccetera, però se devono far salire cose malvagie sono bravissimi, per cui è proprio il sistema azienda che in questo senso è pericoloso per chi è troppo bravo, che è un paradosso, ma è vero. Va bene, anche questa volta siamo arrivati in fondo, Antonio. Grazie della disponibilità, grazie per la location bellissima. Appuntamento ovviamente a sabato prossimo. Amici di motorsport.com, allora commentate qui sotto, siamo curiosi perché qui sull'argomento Stefano Domenicali, Formula 1 del futuro, Toto Wolff, mi sa che ce ne sono davvero tanti di argomenti per aprire delle chiacchiere interessanti. Cliccate la solita campanella, ormai lo sai anche tu Antonio, che bisogna cliccare la campanella per ricevere tutte le informazioni sui prossimi video che produciamo. Ciao a tutti, ciao Antonio, grazie ancora. Ciao, ciao, siamo andati ai massimi sistemi, proviamo la settimana prossima, visto che abbiamo anche un bel gran premio che ci aspetta, anche incerto, non si fanno i tempi dell'anno scorso, la pista è scivolosa, insomma è... E poi dopo io continuo a tirarmi dietro un argomento che ogni volta rimane lì perché parliamo d'altro, prima o poi tireremo fuori anche quello. Ciao a tutti. Va bene, ciao a tutti.